Buongiorno e benvenuti allo spazio dedicato al servizio di cucinaconnoi.it. Oggi parliamo del taglio dell'ananas, in modo artistico, in modo tale da poter poi fare una composizione di frutta. L'ananas può essere tagliata sia a barchetta, cioè in quattro spicchi, come la servono in molti ristoranti, oppure se dovete preparare una composta di frutta, bisogna procedere in un altro modo. Procurarsi un coltello a seghetta, coltello per il pane, e asportare la parte terminale della calotta. Quindi, con una spirale, si provvede alla rimozione della buccia. Senza che vengano rimossi anche i peduncoli che emergono quando rimuoviamo la buccia. Una volta che abbiamo rimosso completamente la buccia, aiutandoci con un coltello con la punta molto tagliente, provvediamo a rimuovere i peduncoli tagliando con un taglio trasversale e utilizzando questa operazione anche per una questione estetica. Quindi procediamo con la seconda spirale. Così andando avanti al fine di rimuovere tutti i peduncoli legnosi. Una volta eliminati tutti i peduncoli, l'ananas si presenta in questo modo, con tutte queste scanalature a spirale, e quindi possiamo tagliarla a fette dello spessore identico. Possiamo utilizzare le fette per una composta di frutta ed eventualmente il ciuffo come decorazione. Dallo spazio servizio di cucinaconnoi.it è tutto, arrivederci al prossimo video.